l'adrenalina del rombo dei motori colpisce sempre. E stavolta ha colpito e coinvolto due ragazzi del nostro territorio. Stiamo parlando del giovane pilota basso feltrino Lorenzo Coppe e del suo navigatore Giacomo Poloni. Appartenenti al team Pupillo Corse, sotto il cappello della Millennium Sport Promotion, questi due giovani di casa nostra si sono aggiudicati il secondo posto assoluto al terzo Suzuki Rally Trophy 2016 e il primo posto dell'omonima categoria Under 25. È stata una bella lotta, combattuta fino in fondo. Il mio navigatore è Giacomo Poloni, abbiamo combattuto fino alla fine. Peccato per l'ultima gara che abbiamo fatto un'uscita di strada, però comunque il campionato era già scritto. Siamo cresciuti molto perché all'inizio non era così, all'inizio eravamo distanti dai primi, poi gara dopo gara siamo riusciti a trovare il nostro passo, a sistemare la macchina, a fare delle modifiche importanti nella vettura che ci hanno portato nei primi posti a combattere con quelli là davanti, e dopo nelle ultime gare siamo riusciti a oltrepassare anche quei posti lì. Nel 2016 a Semi ha disputato le 4 gare. Abbiamo disputato il Targa Florio, che è stata una prima gara del campionato italiano molto 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 dura e impegnativa. Poi c'è stato il Rally di Cremona, c'è stato il Rally del Friuli e c'è stato il Rally di Roma Capitale. Il Rally del Friuli è stata la gara che comunque ci ha permesso, diciamo così, di mettere il sigillo sul premio e sul campionato Under 25, in quanto Lorenzo corre nel campionato Under 25. A Rally Roma Capitale siamo scesi per confermare questo primato che comunque matematicamente quasi avevamo già guadagnato. I trofei Suzuki Rally Cup e Suzuki Rally Trophy hanno l'obiettivo di dare a tutti, soprattutto ai giovani, un'opportunità per divertirsi e muovere i primi passi nel mondo del motorsport in modo visibile e sostenibile, grazie a costi vivi di gara contenuti a fronte di un montepremi di tutto rispetto. Una formula in linea con i valori che da sempre rappresentano l'essenza della partecipazione di Suzuki in tutti i tipi di competizioni su 2 e 4 ruote: sportività, genuinità e rispetto delle regole dell'avversario. Quattro D 5S 2C. Millennium Sport Promotion è nata nel 2000, infatti si chiama Millennium appunto per questo motivo. Abbiamo avuto tanti piloti, navigatori, anche qualche buon tecnico in scuderia. Nell'ultimo anno 2016 abbiamo avuto dei bei risultati, sia con Lorenzo Coppe e con qualche altro pilota, con gare spot. E dopo abbiamo avuto Marco Capello, che ha fatto una gran parte delle gare del CVM, gare in salita. I due trofei monomarca dedicati alla compatta sportiva Suzuki Swift 1006 Sport R1B, allestita secondo normative FIA riservate al gruppo R1, confermano le loro formule capaci di coniugare agonismo e divertimento, dove le uniche modifiche ammesse alla vettura riguardano assetto e supporti motore. Il bello di questo trofeo è che tutti i componenti del trofeo hanno la macchina relativamente uguale, quindi corriamo con la stessa macchina, le stesse gomme, gli stessi freni, e naturalmente in queste condizioni il pilota viene fuori, perché hai le stesse condizioni di tutti, quindi c'è solo il pilota e chi sa accelerare di più. Ed è proprio grazie a tutto questo che sabato 11 febbraio scorso, nella sede di Valbirra di Valdobbiadene, si è svolta la festa di presentazione del team Pupillo Corse Millennium Sport Promotion al campionato Suzuki Rally Trophy 2017, che prenderà il via il 17 marzo prossimo con il 40esimo rally, il Ciocco e Valle del Serchio. La serata, in un'autentica cornice da fans club in piena regola, è iniziata con una cena tra amici, dove i giovani tuttofare Coppe e Poloni sono scesi in campo in prima persona per l'organizzazione e la parte operativa dell'evento. Due tuttofare in piena regola, perché va detto che Coppe è anche meccanico di se stesso per quanto riguarda la messa a punto del mezzo ad ogni gara, merito della sua grande passione per i motori e l'esperienza maturata nella valdobbiadenese Valdocar. Per il 2017 Suzuki Italia rinnova il suo impegno nelle competizioni realistiche italiane e si prepara a entusiasmare gli appassionati con un altro anno di attività sportiva ad alto tasso di adrenalina.
La decima edizione del trofeo Suzuki Rally Cup e la quarta edizione del Suzuki Rally Trophy vedranno ancora una volta tante Suzuki Swift Sport 1600 R1B darsi battaglia nelle più spettacolari gare del calendario nazionale. Le gare a calendario fanno tutte parte del campionato italiano R1, che si svolge all'interno del massimo campionato nazionale, il campionato italiano Rally. Il calendario del Suzuki Rally Trophy 2017 prevede 7 rally composti da 2 tappe distinte, così come previsto dalle norme ACI Sport. Dei 14 complessivi punteggi possibili, i risultati utili sommabili saranno 11, con 3 risultati che potranno quindi essere scartati. Quindi, dopo l'appuntamento di Valle del Serchio dal 17 al 19 marzo, ci saranno il 59esimo Rally Sanremo dal 30 marzo al 1 aprile, il 101esimo Targa Florio dal 21 al 23 aprile, la prova su terra col 24esimo Rally Adriatico dal 12 al 14 maggio, il 50esimo Rally del Salento dal 1 al 3 giugno, il 45esimo Rally di San Marino, altra prova su terra, per finire la stagione dal 13 al 15 ottobre col 35esimo Rally Due Valli. Non è escluso però che vedremo i piloti di casa nostra apparire anche in qualche altra competizione di casa, come potrebbe essere il tanto ambito Rally della Marca, anche se tutto è ancora in fase di definizione. Ringrazio la Millennium, ringrazio la Pupillo Corse, ringrazio anche tutti gli sponsor che comunque hanno dato tanto per quest'anno e l'anno che verrà, perché continueranno sicuramente a darci una mano. Un bravo va quindi al nostro pilota Lorenzo Coppe e al suo navigatore Giacomo Poloni per l'impegno e l'entusiasmo che stanno dimostrando tenendo alto il nome del nostro territorio, ma soprattutto per i risultati ottenuti nella stagione 2016 e con un grande ed immancabile in bocca al lupo per la stagione 2017 che sta per iniziare. Forza ragazzi, fateci divertire!